qui vediamo gli stessi calcoli, con un elettrone che scende da un livello più alto a uno più basso e emette un fotone di energia HF pari alla differenza tra i due livelli energetici, delta e MN sarebbe il livello superiore e M meno il livello inferiore, ma il livello superiore e inferiore sono dati da queste due formule. Quindi quando andiamo a calcolare l'energia del fotone, HF, FMN sarebbe la frequenza del fotone nel salto dal livello M al livello N. Allora otteniamo questa formula qua, come abbiamo visto prima, che è la differenza tra questi due, EM meno EN. Poi al posto della frequenza scriviamo C diviso la lunghezza d'onda e quindi otteniamo HC su lambda. Infine portiamo HC dall'altra parte al denominatore e così rimane 1 su lambda. Questa quantità è la costante di Rydberg e quindi la formula ottenuta è la formula di Rydberg e Ritz con, nel caso Z uguale 1 dell'atomo di idrogeno, cioè quando questo Z vale 1. Giustamente nella formula di Rydberg e Ritz N individuava la particolare serie spettrale, quindi N è il livello inferiore, può valere 1, 2, 3, 4. Se vale 1 stiamo parlando della serie di Lyman, se vale 2 la serie di Balmer, 3 la serie di Paschen e così via. Mentre invece M è un altro numero intero che parte da un numero in più di N, M maggiore di N. E si capisce perché M rappresenta il livello energetico di partenza che è più alto del livello energetico finale.